Il sogno più grande di ogni venditore è quello di avere solo clienti felici e soddisfatti di ogni loro acquisto. Ma quante volte ti è capitato di prima mattina di non avere nemmeno il tempo per alzare la serranda del negozio che già hai fuori un cliente che ti sta aspettando? E magari questo cliente si aspetta che il suo occhiale è pronto, che le sue lenti a contatto sono arrivate o semplicemente vuole gettarti addosso tutto il suo odio perché con la sua nuova progressiva non ci riesce a vedere, non ci si riesce ad abituare. A me personalmente mi è capitato varie volte, specialmente con i ritardi delle lenti oftalmiche o delle lenti a contatto e in questo video cercherò di darvi alcune soluzioni che io utilizzo normalmente per cercare di gestire queste situazioni e prima di iniziare a parlare di come gestire questi clienti rompiscatole dobbiamo capire come funziona la loro mente sostanzialmente questa tipologia di persone pretende che un venditore o un qualsiasi professionista debba lavorare come una sorta di schiavo alle condizioni che sta dettando semplicemente perché ci sta pagando per ottenere qualcosa in cambio e non si mettono dalla parte del venditore che magari ha altre cose da fare, altri clienti da gestire, no, esigono che siccome stanno spendendo dei soldi all'interno del nostro negozio noi dobbiamo praticamente dargli assolutamente la priorità su tutto. Ci sono anche persone che ci danno tanti problemi e che ci fanno guadagnare pochissimi soldi perché sono quelle categorie che vogliono spendere di meno, che ci mettono davanti a un muro e ci dicono guarda che se non mi fai quello sconto io me lo vado a comprare da un'altra parte. E sono proprio quella categoria di clienti caccerai fuori dal negozio. Ma chiunque di voi potrebbe obiettare e dirmi: sì, ma se io inizio a fare così, poi mi ritroverò senza clienti. Tutto questo, secondo il mio punto di vista, non è vero, perché? Perché il nostro business si basa su una cosa chiamata percezione, ovvero sulla percezione che i clienti hanno di noi. Infatti, se sei riconosciuto e stimato in quello che è il tuo settore, molto probabilmente riuscirai ad imporre quelle che sono le tue regole ai clienti e non essere un loro schiavo e quindi a farti imporre quelle che sono le loro regole. Se hai bisogno di una settimana come tempistica per riconsegnare un occhiale, quella persona aspetterà e ti voglio far capire quanto è importante la percezione con un semplicissimo esempio. Immagina di vedere una persona che va in giro con una camicia tipo hawaiana arrotolata sulle maniche, aperta con un po' di collane, ha qualche tatuaggio e i capelli lunghi. Il primo pensiero che tu potrai andare a fare è ma, ma chi è questa persona? Come fa ad andare in? in giro per strada vestito così. Ma se poi la guardi meglio e vedi che questa persona è Johnny Depp. Questa persona davanti ai tuoi occhi ha completamente un'altra percezione. Tu dici "Cavolo, è Johnny Depp, io vorrei essere come lui" e quindi siamo partiti dal giudicare negativamente una persona al giudicare quella persona come una sorta di idolo. Questo capita pure quando noi incontriamo magari un VIP o una persona conosciuta. La percezione di quello che noi siamo davanti alle altre persone è uno dei concetti fondamentali del business e prende il nome di brand ne parleremo molto bene nei prossimi video ma ricorda all'inizio sarai costretto ad accettare tutti i clienti dentro il negozio e quindi a non fare distinzione tra clienti rompiscatole e clienti non rompiscatole perché in un primo momento dovrai farti conoscere. Ma mano a mano che passa il tempo dovrai cercare di costruirti il tuo brand a livello locale e creare anche quella che è chiamata autorità e se avrai autorità nel tuo settore riuscirai ad imporre le tue regole. La prima cosa che dobbiamo ricordarci con. Abbiamo davanti a noi un cliente che è palesemente arrabbiato e che la rabbia è una cosa totalmente naturale. Infatti, le persone arrivano da noi con i denti digrignati, dilatano le pupille, allargano il setto nasale e questo ce lo dà la natura perché, in natura, quando due animali si devono scontrare e devono far valere diciamo quelli che sono i loro diritti, il loro predominio su un territorio, che cosa fanno? Digrignano i denti e cercano diciamo di predominare su quello che è il loro avversario. La stessa. Cosa fanno i clienti con noi quindi arrivano da noi con questo atteggiamento minaccioso semplicemente perché vogliono far valere i loro diritti? E la prima cosa che noi dobbiamo fare non è quella di dargli filo da torcere e quindi controbattere, ma semplicemente utilizzare la tecnica dell'ascolto riflessivo. Questa tecnica si basa sul presupposto che noi dobbiamo lasciar parlare un cliente e fargli capire che noi stiamo percependo quello che è il loro disagio, capiamo per bene la loro situazione e in questa fase non dobbiamo nemmeno. Dirgli tranquillo, ora ci penso io e risolvo tutto. A volte questo tipo di atteggiamento è controproducente perché ci sono alcune situazioni che noi non siamo in grado di gestire. Se per esempio ci vuole una determinata tempistica per avere una lente oftalmica, non possiamo promettere al cliente di avere quella lente per il giorno dopo, se magari l'azienda è chiusa, non so, ha avuto qualche tipologia di ritardo. Quindi non dobbiamo mai promettere nulla che noi non siamo in grado di portare a termine e quindi dobbiamo rimanere calmi e cercare di far parlare quanto più possibile il cliente. La seconda strategia è quella di entrare nella mente del principiante. Invece di pensare io ho ragione, gli faccio capire che ha palesemente sbagliato, dobbiamo capire che quel determinato cliente potrebbe essere un principiante e quindi potrebbe non conoscere nulla di quello che è il nostro lavoro ed entrare nella mente del principiante ci fa eliminare completamente la parola dovrebbe. Dobbiamo escluderla dal nostro vocabolario. Invece di dire lei dovrebbe sapere che la le e funzionò così, lei dovrebbe sapere che le lenti a contatto non ci si può dormire, la parola dovrebbe infatti ci fa andare a litigare, ci mette nella difensiva e ci fa attaccare da questo cliente che magari semplicemente non sapeva determinate cose sul nostro prodotto, quindi non giudichiamo un cliente, non facciamolo sentire frustrato, ma cerchiamo di capire che questa persona ha bisogno diciamo di aiuto da parte nostra e cerchiamo di sfruttare la situazione come una nuova opportunità di business se magari un cliente entra all'interno del nostro negozio perché non si è abituato ad una lente progressiva molto spesso la prima cosa che vuole fare io non, non le posso portare queste lenti progressive e basta, rivolgo indietro i soldi o oh, voglio tornare al monofocale eccetera perché non cerchiamo di fargli capire che vantaggio potrebbe avere a provare una nuova categoria di lente progressiva magari di entità superiore e tante volte succede e questo non lo dico io come venditore ma l'ho visto fare anche da altri colleghi tra cui mia madre che è riuscita a gestire al meglio alcune situazioni di clienti che erano palesemente scontenti e invece gli hanno fatto 500-600 euro di occhiali dopo aver sbagliato magari il primo occhiale dobbiamo valutare le situazioni sempre come una nuova opportunità se noi andiamo contro una determinata persona semplicemente perché vogliamo far capire che noi siamo più bravi di questa persona che noi siamo più competenti ci ritroviamo un cliente in meno un ultimo consiglio che vi voglio dare è quello di lasciar perdere la paura la paura infatti spesso se predomina va anche a pregiudicare quelle che sono le nostre scelte quando entra un cliente che è palesemente arrabbiato spesso noi corriamo in suo soccorso tipo infermiere ma in quel caso il cliente capisce di avere il coltello dalla parte del manico e ci asfalta completamente cioè diciamo ci scavalca e ci getta tutta la sua rabbia addosso per prima cosa dobbiamo quindi ringraziare un cliente che è entrato all'interno del nostro negozio dicendoci che ha un problema perché quel cliente poteva anche non ritornare Invece di scusarci e trovare magari una soluzione mediocre, noi dobbiamo affrontare il cliente, farlo sedere e gli diciamo... Guarda, io apprezzo tanto la tua pazienza, so che è successo questo fatto X, so che questo fatto X influisce sulla tua attività, influisce sulla tua vita, perché magari un cliente non ha pronto l'occhiale ne ha un urgente bisogno e sto lavorando per porre rimedio a questo problema. Un'altra strategia che io utilizzo insieme a questa è quella di elencare tutti gli step che andrò a fare ad un determinato cliente. Questo serve a farlo calmare e a farlo, diciamo, andare via anche dal nostro negozio senza troppe lamentele. Li dico: guarda, chiamerò l'azienda e mi farò dire a che punto è il, il tuo ordine e poi successivamente ti chiamerò, farò sapere anche al rappresentante, alla gente di zona che è successo questo problema. Spesso questo mi capita con i clienti che ad esempio hanno le lenti a contatto e dicono io ho aperto il blisterino e mi si sono rotte le lenti a contatto. Io porto le lenti a contatto da quando avevo 12 anni, adesso ne ho 27, forse nella mia vita mi se ne è rotta una sola dentro il blister. Non capisco come ci siano questi determinati clienti che su 4 lenti... Le ritrovano rotte. Questo, diciamo, è uno dei misteri più grandi della vita, ma va bene, può capitare, ci sono queste persone che si lamentano. E io dico: guarda, adesso ti ordino un campione, in modo che riesco magari a tappare questo buco perché sei rimasto senza lenti a contatto. E farò sapere alla gente di zona che è successo questo problema. E magari poi gli posso dire: guarda, la gente di zona ti ha anche ringraziato perché mi hai dato questo feedback e non è mai successo e hanno migliorato il prodotto. Facciamo sentire quindi in automatico anche il cliente, diciamo, un po' più. Soddisfatto e niente per questo video abbiamo finito. Torneremo a parlare di branding e cercheremo di capire insieme come riuscire a creare un brand forte che dia autorità e che ci allontani da quei clienti che ci portano più guai che bene. E ci vediamo nel prossimo video.